Buongiorno ragazzi, pochi cazzi e benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi manca esattamente un mese all'inizio dell'Europeo e c'è tanta indecisione su chi convocare. E per questo oggi ho scelto di dirvi i miei 23 che appunto porterei per questa spedizione importantissima. Ho diviso in questo modo le mie scelte: 3 portieri, 5 difensori centrali, 2 terzini difensivi, 2 jolly, ma dopo capiremo di che cosa si tratta, 4 centrocampisti centrali, 4 esterni e 3 attaccanti. Ma partiamo subito. Portieri, per decidere chi far partire ho scelto ovviamente un titolare, un panchinaro che mi faccia sentire al sicuro e per ultimo un portiere che secondo me se lo merita. Ma partiamo subito. Buffon, non c'è bisogno di parlare troppo, ad oggi lo reputo il miglior portiere al mondo, figurati se lo lascio a casa. Sirigu, lui ad esempio non è vero che si merita la chiamata europea, visto che è stato superato da quello delle sottilette al PSG e dalla colpa di non essersi trovato una nuova squadra a gennaio, però dopo Buffon è comunque quello italiano che mi dà più sicurezza. Donnarumma, non giocherà mai, ma si merita la convocazione per quanto fatto. Difensori centrali, per il pacchetto arretrato ho scelto di portare i più forti, però nello stesso momento di puntare sulla compattezza e sulla serietà. Questo mi ha portato perciò ad escludere Astori, Acerbi e Tonelli, che sono molto buoni, lo ammetto, ma ho paura che non siano abbastanza pronti. Partiamo subito. La BBC, Bonucci, Barzagli e Chiellini. La nostra difesa è secondo me una delle migliori in Europa. A settembre avrei escluso Barzagli perché è tormentato da infortuni e per l'elevata età. Oggi faccio mea culpa. Dei tre è il migliore. Rugani ha giocato un terzo delle partite con la squadra italiana più forte. C'è da dire che se ne ha giocato un terzo, il merito del minutaggio va anche ai continui infortuni della BBC, però lui giovane e forte aveva fatto vedere di che pasta era fatta ad Empoli e qui invece a Torino ha dimostrato che è già pronto. Romagnoli, il futuro della nazionale italiana accanto a Rugani, a Milano da solo ha tenuto dritta la difesa di un club importante come il Milan. Basta e avanza per la convocazione. Terzini, reputo che nel papabile 3-5-2 di Conte ci sia bisogno almeno di due terzini che oltre la spinta e il cross sappiano anche difendere. Andiamoli a vedere. Darmian è uno dei nostri top player e pare ritornerà in tempo dopo l'infortunio maturato in questi ultimi giorni. Lui è il titolare e a Manchester ha dimostrato quanto cazzo vale. Tanto. Antonelli, lo reputo il primo panchinaro dell'Italia. Sa difendere molto bene e al Milan lo ha dimostrato. Un elemento così servirebbe come il pane. Passiamo ora ai jolly. Cos'è il jolly? Il ruolo del jolly è di fondamentale importanza. I giocatori che sanno fare più ruoli sono utilissimi in queste competizioni. Andiamo a vedere di chi parliamo. Danielino De Rossi. Danielino è fondamentale. Carismatico come pochi, in sintonia con Candreva, lasciarlo a casa sarebbe un suicidio. Florenzi, cuore e spirito di sacrificio sono le sue qualità migliori. Alessandro si è distinto per la disponibilità che ha dato a tutti i suoi allenatori, terzino, esterno, ale e centrocampista. Sia lui che De Rossi sono due giocatori che in una competizione come questa sono importanti come il pane. Centrocampisti centrali, ne ho portati 4 e ho voluto portare qualcuno di esperienza, qualcuno che sappia fare l'incontrista, qualcuno che comunque ha stupito quest'anno e l'altro ovviamente che reputo attualmente, paragonandolo comunque a una età abbastanza buona, il più forte. E partiamo subito con lui. Buonaventura, giocatore che mi fa impazzire, lo metto fra i centrocampisti perché secondo me darebbe qualità e non lo vedo in un centrocampo a 5 come esterno, andrebbe portato perché è fortissimo. Andrea Pirlo, ecco l'esperto, se va male hai sprecato un tassello su 23 e te lo puoi permettere, se va bene hai portato un marziano, sarà l'ultima competizione in azzurro quasi sicuramente e credo se la meriti. Jorginho, dopo la deludente scorsa stagione è tornato quello di Verona e sta giocando un buon calcio, un incontrista come lui ci serve. E per ultimo a sorpresa, Vincenzo Grifo. Voi direte chi cazzo è? Vincenzo Grifo è semplicemente, per chi non lo conoscesse, un centrocampista italiano che gioca al Friburgo. È da diversi anni che sta stupendo con le sue doti e visto l'infortunio di Verratti e Marchisio, uno come lui che ha le loro doti ma con il vizio del gol andrebbe portato. Volete dei dati? Quest'anno con il Friburgo, Serie A tedesca e non parliamo di merda, insomma quest'anno con il Friburgo ha giocato 25 partite e l'ha buttata dentro 14 volte. Può giocare sia centrocampista centrale che ala. Per me sarebbe ottimo. Esterni. Per quanto riguarda gli esterni ho dovuto fare una scelta molto difficile e devo dire anche una scelta di cuore. Pertanto ho dovuto lasciare fuori Giaccherini. Mi dispiace molto perché probabilmente la convocazione se la merita e ha anche molte qualità importanti per quanto riguarda l'Italia. Conte lo porterà sicuro. Io preferisco lasciarlo fuori a favore dei più giovani e comunque di quelli che sono più abituati a giocare insieme. E il Sharawi. Quello che non ha fatto Sirigu ha fatto lui. Ha saputo cambiare squadra in corso e rimettersi in gioco. Alla Roma ha stupito, ha fatto 7 gol, tanta roba per uno che non è solamente lui il titolare fisso e che gioca esterno. Uno come lui con la maglia azzurra ci serve. Insigne può giocare sia esterno che punta, si è dimostrato estremamente prolifico in campionato. Se Conte metterà da parte i dissapori ottenuti con lui e riuscirà a renderlo meno egoista in campo, sarà una pedina fondamentale. Bernardeschi, ecco, era lui che era in ballottaggio fino alla fine con Giaccherini. Alla fine ho scelto lui proprio per la giovane età e per quello che può dare alla nazionale. Giocatore completo a 200
340 gradi. Ma non erano 360, sì, erano 360, ma gli manca il gol per esserlo. Segna quasi nulla, ma è fortissimo. Fa salire la squadra, corre, serve assist, si procura falli importanti e si esprime sempre al meglio. È lui, secondo me, l'esterno che va convocato. Candreva. È vero che il suo anno alla Lazio è stato da 4 in pagella, ma è anche vero che in Italia si trasforma. Stesso discorso che vale per De Rossi, due giocatori che porterei ad occhi chiusi. Passiamo per ultimo agli attaccanti e qui ho dovuto fare una scelta veramente di cuore. Ho dovuto lasciare fuori ad esempio Gabbiadini, ho dovuto lasciare fuori ad esempio Immobile, ho dovuto lasciare fuori ad esempio, e qui mi menerete, Pavoletti. Perché? Gabbiadini l'ho voluto lasciare fuori perché ha dimostrato poco e niente non cambiando squadra in corso, visto che a Napoli non giocava. Immobile l'ho voluto lasciare fuori perché oltre la buona stagione fatta 2 anni fa con il Torino ha fatto veramente poco e quindi non so quanto è giusto averlo davanti lui con la maglia dell'Italia. Infine ho deciso di lasciare fuori Pavoletti perché fra i 3 miei convocati c'è uno molto simile a lui. Ma partiamo subito con quello molto simile a lui. Belotti in un anno di Torino è esploso letteralmente. Zamparini si starà mangiando le mani. Il Gallo in questo istante è pronto ad esplodere, pronto ad essere convocato alla nazionale e in campo è dovunque. Graziano Pellè ci ha portato lui qui, non azzardatevi a lasciarlo a casa. Potenza e precisione fanno di lui una punta di peso molto importante nel meccanismo contiano. Si è esploso tardi, colpa sua, è ignorante, ma lo porterei. Per ultimo Zaza, nonostante il poco spazio trovato alla Juve ha fatto vedere quanto è cazzuto. Sarebbe secondo me la prima punta titolare. Inoltre voglio dire una cosa, sono romanista quindi probabilmente sono di parte e forse sono anche pazzo, ma volevo dirvi, se ci scappa un posticino, se si decide di non portare qualcuno di questi perché a Conte gli sta sul cazzo, ma portare Totti, non farlo giocare mai e nelle sfide difficili magari inserirlo a 5 minuti alla fine sperando che te la sblocchi o sperando che faccia qualche lancio azzeccato per l'Insigne, per l'Elsharawi, per il Bernardeschi o per il Candreva che sia, è così azzardato? Vi lascio con questo quesito, vi ringrazio per la visione, se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace, il video ha fatto caro ovviamente un dislike, scrivete qui sotto le vostre opinioni ai vostri convocati, buon shalalala e ci vediamo ad un prossimo video. Andiamo a comando.